Buona domenica da Massimo Barchese e da Manuel Codignoni, che vi parlano dal Gavi Stadium di Bergamo per il lunch match della 17esima giornata del campionato di Serie A. Sono pronte in campo Atalanta e Milan in questo derby lombardo, molto molto atteso soprattutto per i motivi di classifica, perché l'Atalanta cerca di reinserirsi nella lotta per la Champions League. La bellissima Atalanta che proprio in Champions League giocherà, ricordiamo, gli ottavi di finale contro il Valencia. Atalanta a quota 28 in classifica, mentre c'è un Milan che ha 7 lunghezze dalla formazione di Giampiero Gasperini, e anche il Milan sta cercando di rientrare in qualche modo nel giro o coppe, soprattutto per l'Europa League, almeno in questo momento. Seguiamo subito l'Atalanta che si va minacciosa con Papu Gomez, ecco Ilicic recuperati sia Ilicic e Gomez, la conclusione Donnarumma subito a mano aperta, palla gol dopo 45 secondi per l'Atalanta. Malinowski per Gosens, lato corto dell'area, parte il cross, non ci arriva, ad un soffio dalla parte opposta Castagne, che era sbucato alle spalle di Riccardo Rodriguez, ma l'esterno belga preferito ad Atebor non è riuscito a impattare il pallone verso la porta di Donnarumma. Seconda opportunità per l'Atalanta, vediamo Gomez ancora scatenato, avanza grandi falcate, supera Conti, Gomez, rete, un gol fantastico del Papu al decimo minuto, l'Atalanta in vantaggio, un gol meraviglioso, ha saltato Andrea Conti, è entrato in area di rigore da posizione defilata, ha scaricato un destro sotto la traversa, Donnarumma praticamente nemmeno l'ha visto il pallone. Atalanta in vantaggio al decimo minuto con il quinto gol in campionato del Papu Gomez, Atalanta 1 Milan 0. Una fiondata quella di Gomez, che si è messo in proprio ancora una volta, è partito dalla sinistra, è entrato in aria, ha lasciato sul posto Conti, poi ha alzato la testa come se avesse idea di andare a servire qualcuno in mezzo, invece poi con il destro, con il piatto destro, ma un tiro potentissimo che si è infilato da posizione molto defilata peraltro dobbiamo dire, sotto la traversa, non ci è potuto arrivare Donnarumma, ma soprattutto per la violenza della conclusione, non tanto per la traiettoria. Il Papu Gomez si è messo in proprio, ha messo in vantaggio la sua squadra, quinto gol stagionale, Atalanta 1 Milan 0, ed ora vedremo quello che sarà in grado massimo di fare il Milan, che fino a questo momento non ha di fatto combinato niente. Manuel, dopo 10 minuti possiamo dire che era nell'aria il gol dell'Atalanta già. Ma senza dubbio, considerato il fatto che il baricentro della sfida era tutto spostato in avanti, zona attacco Atalanta, zona attacco di sinistra peraltro della Dea, possiamo dire che il gol era nell'aria e possiamo dire che il vantaggio è meritato, oltretutto realizzato da uno degli uomini che erano stati più attivi in questa prima parte di partita. Pregevolissima la conclusione dell'azione, ma la preparazione della stessa, che va rimarcata con il tunnel del Papu Gomez su Andrea Conti, l'ha lasciato proprio sul posto come hai giustamente sottolineato. Sì, e poi soprattutto c'è stato anche un attimo dopo aver superato Conti in cui lui ha alzato la testa come se volesse vedere se c'era qualcuno messo in mezzo dell'area di rigore meglio piazzato di lui, quando non ha visto nessuno a quel punto ha caricato in destro, ma con una velocità veramente prodigiosa, non dando la possibilità a Massimo non di leggere di leggere l'azione a Donnarumma, che infatti è rimasto praticamente immobile, impietrito, mentre il Papu scaricava il pallone con il destro sotto la traversa. Rimessa laterale, Gosens, dorme la difesa del Milan, c'è Gomez da solo, pallone in mezzo, non ci arriva Ilicic, non ci arriva nemmeno Castagne, allontana il Milan veramente in grandissima difficoltà, l'Atalanta che ha aggredito evidentemente il match. Gosens va via, continua lo regge, Gosens in mezzo per Ilicic, l'intervento di Romagnoli, pallone fuori, ci prova Pasalic e scheggia la traversa Mario Pasalic al quarto d'ora, Atalanta vicinissima al raddoppio, dominio totale degli uomini di Giampiero Gasperini, e Pioli deve correre ai ripari, deve fare qualcosa perché la sua squadra sta ballando veramente tantissimo dietro, è impotente nei confronti delle scorrerie offensive della Dea. Barchesi, Codignoni, a voi. Perfetto Guidardone, entriamo nel 29esimo minuto, il Milan ci ha provato con una conclusione pericolosa dai 25 metri di Riccardo Rodriguez, pallone che è uscito di poco, ecco Ilicic al limite, potrebbe rientrare per calciare il sinistro, Donnarumma, grandissima parata in tuffo di Donnarumma sulla conclusione da fuori da parte di Ilicic, rimessa rapida da parte dell'Atalanta che attacca con Gosens, esterno sinistro, parte il cross, Castagna al volo, cicca il pallone che si perde sul fondo, ma trama offensiva di tutto rispetto.
intanto da parte dell'Atalanta. C'è il lancio per Malinowski, l'inserimento dell'ucraino Malinowski al limite, Malinowski può calciare col destro, fuori, ha allargato troppo la mira, ma qui si è aperta una voragine nella difesa rossonera e Malinowski stava per sfruttarla, ha calciato dal limite con il suo destro, ma ha impattato male il pallone che si è perso sul fondo alla sinistra di Donnarumma, occasione Atalanta di dissertare le due gare. Il raddoppio dell'Atalanta, ha segnato Gossens al 16° minuto con deviazione di Pasalic, l'ultimo tocco dovrebbe essere di Mario Pasalic, quindi al 16° minuto Atalanta 2 Milan 0, tra poco vi diremo con certezza il marcatore, ma crediamo che sia proprio Pasalic il realizzatore del gol del 2-0 per l'Atalanta al 16° della ripresa. E allora l'Atalanta è in vantaggio ora per 2-0, appena raddoppiato confermiamo Mario Pasalic, il gol dell'ex per il giocatore croato, quarto gol per lui in campionato, ma tutto è nato da una conclusione di Robin Gosens. Pasalic era lì all'interno dell'area di rigore, allungato la gamba, ha deviato il pallone, il tocco dunque decisivo è di Mario Pasalic per il gol del 2-0. Eh sì, Mario Pasalic che è sembrato tra l'altro quasi scusarsi nell'esultanza per aver sporcato il pallone. Attenzione ancora allo stesso Pasalic, attenzione all'Atalanta che può dilagare. Ilicic, area di rigore, Ilicic, una serie di finte, Ilicic 3-0, 3-0 per l'Atalanta, ha segnato anche Ilicic, micidiale 1-2 per la formazione di Giampiero Gasperini che potrebbe aver chiuso la partita. Il gol di Josip Ilicic al rientro in campo e subito in gol lo sloveno, il sesto per lui in campionato, esultanza di tutti i giocatori dell'Atalanta, di tutta la panchina bergamasca, di Giampiero Gasperini. Siamo al 18° della ripresa, Atalanta 3 Milan 0, non c'è partita. Non c'è partita perché il Milan aveva cercato di riversarsi subito in avanti dopo il gol del 2-0. La ripartenza dell'Atalanta è stata assolutamente micidiale, il pallone gestito ottimamente da Pasalic che ha alzato la testa, era spostato sul settore di sinistra, ha deciso di non tirare ma di andare alla sua destra dove c'era la corrente. Ilicic che non ci ha pensato due volte, ha scaricato in destra alle spalle di Gigio Donnarumma per il gol del 3-0. Si mette male per il Milan e allora recupera il pallone l'Atalanta con Ilicic che supera la linea di metà campo, scambia con Gomez, chiama palla Gosens, riceve Pasalic e gioca a memoria l'Atalanta. Davvero grande partita da parte degli uomini di Giampiero Gasperini. Pasalic all'indietro, pallone per Gomez, occhio all'inserimento per di Gosens, Gomez invece dalla parte opposta del campo a cercare Jim City tra gli olè dei tifosi atalantini. Ancora lo scambio, il Milan che non va nemmeno più in pressione, a Ilicic va via Romagnoli che qui ci scappa la munizione, ecco il cartellino giallo inevitabile al 26esimo, un Milan arrendevole e questa forse è la cosa che farà più male, che sta facendo più male a Stefano Pioli. Gomez corto per Ilicic, vertice destro dell'area, c'è Gomez libero, rientra Ilicic, mamma mia che gol, un gol pazzesco di Ilicic sotto l'incrocio dei pali, conclusione a giro, ma che gol ha fatto Josip Ilicic, 27 sul cronometro nel corso della ripresa, tutti in piedi alla Gavis Stadium per un'Atalanta straripante a questo punto, Atalanta 4 Milan 0, doppietta di Ilicic al 27° della ripresa, un gol meraviglioso, un sinistro a giro dal limite dell'area assolutamente imprendibile per Giro Donnarumma che probabilmente non l'ha visto neanche partire la palla perché è coperto da una selva di uomini davanti a lui, non ci sarebbe comunque arrivato, comunque ci sarebbe arrivato in maniera abbastanza difficile perché il pallone ha tolto la classica ragnatela da sotto il set. Gran gol di Josip Ilicic, doppietta per lui, uno di destro e uno di sinistro, Atalanta 4 Milan 0. Stavolta col suo piede, arriva qua da 7 in campionato lo sloveno, 4-0 dunque per l'Atalanta quando siamo al 28° della ripresa, un risultato che tra l'altro ci sta tutto perché è la fotografia di quanto stiamo vedendo e ormai il Milan non ci crede più, non va in pressione, ha alzato bandiera bianca da parecchio tempo, direi dall'1-2 micidiale, no? Quei due gol, il gol del 3-0 è stata veramente una mazzata, ha tagliato, attenzione ancora l'Atalanta pericolosissima, c'è Gosens in area di rigore, in mezzo il pallone e arriva la protesta di Donnarumma, il salvataggio sulla linea di Calabria sul tentativo che era assolutamente a botta sicura di Castagne, stavamo per
annunciare il gol del 5-0, ma qui è stato clamorosamente bravo Donnarumma, poi salvato anche da Calabria sulla linea, ancora palla gol mostruosa con rimpallo poi Castagne, e si è salvato il Milan con l'intervento sulla linea da parte di Davide Calabria. 38 sul cronometro nel corso della ripresa, altro anticipo netto di Deron su Leao che l'ha vista poca quest'oggi la palla. 4-0 in favore dell'Atalanta in disimpegno con Palomino, ancora Pasalic, Malinowski col sinistro, lancio in profondità a cercare Muriel, già è scattato Donnarumma ma c'è la sbaglia, attenzione Muriel a porta vuota, 5-0, incredibile errore da parte del Milan, clamoroso errore da parte del Milan, non si sono capiti Musacchio e Donnarumma, e allora Muriel si è messo in mezzo letteralmente tra i due e ha accompagnato il pallone in rete. Milan in totale confusione, dicevamo Atalanta che cercherà di mandare in gol Muriel, il gol di Muriel è arrivato al 39esimo minuto, Atalanta 5 Milan 0. Ma è stato bravo a crederci Muriel, perché era in svantaggio nei confronti di Musacchio, poi in realtà Musacchio ha leggermente rallentato, sì, aspettando l'uscita di Donnarumma, il quale a sua volta nello stesso medesimo momento ha leggermente rallentato la sua uscita, convinto che la diagonale di Musacchio fosse vincente. A quel punto Muriel, che è l'unico che ci ha creduto fino in fondo di arrivare su quel pallone, ha tirato dritto, lo ha preso, ha saltato Donnarumma ed ha appoggiato con il più facile dei tap-in il pallone in rete per il 5-0. Anche questo, insomma, il malinteso tra Musacchio e Donnarumma autore di una grande parata pochi minuti fa, è un po', insomma, la testimonianza di come Milan abbia mollato anche dal punto di vista psicologico. Doppia cifra per Luis Muriel in campionato. È il gol numero 10, sì, è il gol numero 10 per Luis Muriel, che è riuscito ad iscrivere anche lui il suo nome sul tabellino di questa partita che oramai francamente ha assolutamente poco da dire. Calabria va in uno contro uno con Atebor, va il cross, l'olandese intercetta il pallone e il Milan batterà il primo angolo della partita al 90esimo, pensate un po', primo angolo della partita al 90esimo. E dunque sul rinvio di Pierluigi Collini probabilmente si concluderà questa partita che l'Atalanta sta vincendo e probabilmente vincerà 5-0, infatti vince 5-0 il finale da Bergamo, Atalanta batte Milan 5-0, Atalanta che vola in classifica, sale dunque a 31 punti mentre il Milan si ferma a 21, nel primo tempo Gomez al 10° nella ripresa, Pasalic al 16°, Ilicic al 18° al 27°, poi Muriel per il 5° gol al 38°. Io ringrazio Manuel Codignoni per aver collaborato con me in cronaca, Daniele Bulgherini alla parte tecnica, da Massimo Parchesi, da Manuel Codignoni la più cordiale buona domenica, linea che torna agli studi di Roma.